Sono Carmela Brunetti, la sorella di Stefano Brunetti. Io sono Domenica Ferrulli, la figlia di Michele Ferrulli. Sono Budroni Claudia, la sorella di Bernardino Budroni, per tutti Dino. Sono la signora Antignano Scira, la madre di Franceschi Daniele. Sono Raimonda Busceddu, la mamma di Stefano Guiotta. Sono la mamma di Francesco Smeragliuolo, da Iolo Giovanna. Io sono Armanda. Ero amica di Stefano Frapporti. Sono Zotti Maria, moglie di Daniele Vito. Io sono Lucia Uva, la sorella di Giuseppe Uva. Sono Osvaldo Casalnuovo, il papà di Massimo Casalnuovo. Il 30 giugno del 2011, sotto casa dopo essere stato fermato da quattro poliziotti. Mio padre viene picchiato mentre era inerme e implorava a questi quattro poliziotti aiuto. Morto il 30 luglio 2011 sul grande raccordo anulare di Roma all'uscita 11 della Nomentana, colpito da un proiettile sparato da un poliziotto che l'ha trapassato ad altezza uomo. Dicevano di aver fatto un posto di blocco, ma non era né un posto di blocco né un posto di controllo, e questo oggi lo sappiamo. La strada buia, lui scende e non vede nessuno, evita un primo militare che gli si è parato davanti, il secondo militare, anziché fargli l'alt, indicargli l'alt, dà un calcio al motorino, dando quel calcio al motorino, purtroppo, è stato fatale per mio figlio. Morto il 25 d'agosto del 2010 al carcere di Grasse, dove mio figlio non si sa se è stato picchiato o che questo infarto sia avvenuto dalle botte che ha preso. Sono stata avvisata della sua morte dai vigili. Mio marito stava tornando a casa da Roma ed era in autostrada. E sono stata avvisata di un incidente stradale verso le 16 e siamo corsi tutti sul luogo dell'incidente. Mentre ero in viaggio sono stata avvisata da un mio parente che c'era un comunicato stampa della Guardia di Finanza che diceva che mio marito era stato fermato dalla Guardia di Finanza per eccesso di velocità e che improvvisamente, uscito dalla macchina, è stato investito da un tir. Non so perché è morto mio figlio e ci sono ancora le indagini in corso. La prima autopsia è stata fatta, non è morto di arresto cardiocircolatorio. Il 5 maggio del 2010 è uscito di casa per andare alla festa di suo cugino e nei pressi di casa è stato aggredito e pissato da più cellerini, che in quella serata si svolgeva Roma-Inter. L'avevamo lasciato in condizioni normali e sei giorni dopo, quando ho dovuto insistere perché me lo facessero rivedere e quando finalmente ci sono riuscita, ho visto qualcosa su quel tavolo dell'obitorio che era totalmente diverso da mio fratello, da quello che avevo lasciato sei giorni prima. Mio fratello muore per un'emorragia interna, con la milza rotta in due tempi, con due costole rotte, con botte da tutte le parti del corpo. Ci dicono che lo Stefano l'hanno trovato impiccato, ma il cordino era troppo corto, troppo leggero per farlo. E sono stati portati tutti e due in caserma, da lì è cominciato il calvario di Giuseppe. Ha passato 2 ore e mezza in quella caserma,
di cui Alberto Bigiogero sentiva le urla, gridare basta, basta, tutte ste cose. Però in quella caserma lì non erano soli. Giuseppe si è ritrovato in mezzo a due carabinieri e sei poliziotti ed è stato massacrato di botte. Sono uniti da un filo conduttore che non è dato soltanto dal fatto delle tragedie immense che hanno subito, cui sono state costrette a subire, ma diciamo sono riunite anche dalla violenza, della disinformazione, della mistificazione, dei depistaggi, degli attacchi anche, diciamo così, spesso purtroppo effettuati in sedi istituzionali, che tradiscono un comportamento che io definisco sempre uguale, ripetitivamente drammatico o drammaticamente ripetitivo, che fa capo allo Stato, inteso con la S maiuscola. Mi hanno rovinato la vita anche perché io non riesco ad andare avanti serenamente, per me, per i miei figli, perché è un tarlo, è un dubbio, non ci possono trattare così e non ci possono lasciare da soli. C'è stata una prima udienza preliminare, udienza che io dico scandalosa, perché per un fatto così grave non è stato valutato niente, né i testimoni, né le nostre perizie tecniche, non è stato fatto niente di tutto ciò ed è stato assolto chi era imputato all'epoca. E dopo 6 anni che io ho fatto un processo a 3 medici, perché un PM ostile, ostinato, si è fissato nel dire che era morto di farmaci, ma non è vero perché Giuseppe non è morto di farmaci, una seconda autopsia l'ha potuta stabilire, ma soprattutto che non sono io che lo dico, ma sono bensì 3 giudici che hanno chiesto che venisse fatte le indagini in quella caserma, cos'era successo. Io andrò a fare lo sciopero della fame a Parigi davanti all'Eliseo e vedremo cosa verrà fuori. Io voglio verità e giustizia per mio figlio. Dopo una settimana è uscito di prigione, è stato prosciolto e dopo parecchi anni, quasi 3 anni e mezzo, tra rinvii e tutto quanto, si sta procedendo il processo di cui sono imputati 9 poliziotti. Ci hanno detto tante cose che non tornano. Purtroppo comunque la sua storia passerà come uno dei soliti suicidi in carcere. Hanno detto che mio figlio, perché era molto aggressivo, loro l'hanno dovuto fermare. In realtà non è così. Fino ad oggi è un calvario per noi, per la mia famiglia, perché addirittura hanno descritto sparatoria su raccordo, speronamenti, quando a distanza di 2 anni ci arriva la macchina di Dino con un urto
incredibile. Dino è stato speronato. Sento parlare tante volte di mio padre, ma lo descrivono come la persona che non è, una persona aggressiva e violenta. Ma io ad oggi l'unica violenza di cui sono a conoscenza è quella subita sul corpo inerme di mio padre da questi 4 agenti di polizia. Non devono essere presi in considerazione solo quello che dice il poliziotto perché fa parte di un'istituzione, perché se vogliamo salvare l'istituzione la dobbiamo salvare da questi poliziotti, perché l'istituzione si salva da questi poliziotti, da queste mele marce, non si salva solo perché vengono assolti 4 poliziotti. Sarebbe potuta nascere se in primis le famiglie Aldrovandi, Cucchi, Uva e Ferrulli avessero accettato le versioni ufficiali della morte, perché avremmo per Aldrovandi che era morto di overdose, Cucchi che si era spento, Uva che era morto per un cocktail di farmaci e alcol e Ferrulli che era una persona obesa con problemi di cuore. Queste persone hanno preso coraggio, hanno aperto blog, hanno sbattuto su internet le fotografie dei loro cari massacrati e solo così sono potuti arrivare ad un processo e questa cosa è allucinante. Dopo che questi casi sono arrivati all'attenzione dell'opinione pubblica, sono stati scritti libri, sono stati realizzati documentari, cose molto importanti sempre per diffondere di più queste vicende. E noi però volevamo provare a fare un passo in più perché ci siamo semplicemente chiesti, di solito si chiama la polizia per qualunque problema ci sia e mi viene sempre in mente la testimone del caso Aldrovandi che dalla finestra vedeva il pestaggio ma non poteva dire chiamo la polizia perché la polizia era lì. Ora non è che ci vogliamo sostituire a nessuno, però ci stiamo rendendo conto che qui il problema è veramente molto molto grave, che c'è un sommerso di abusi che non è stato assolutamente denunciato. Noi abbiamo là al banchetto dei pannelli dove si raccontano le storie di 35 persone ed è solo un parziale, come è parziale il video che vi abbiamo mostrato, perché queste sono le famiglie intervenute a Bergamo alla presentazione nazionale di ACAD fatta a gennaio. Su quei pannelli trovate 28 persone morte nei casi più vari, quindi dal carcere, per strada e altre situazioni, e 7 persone sopravvissute. Di quelle sopravvissute, in particolare Narducci, Morneghini, sono riuscite ad arrivare a un processo solo perché ci sono stati dei video che hanno dimostrato come erano andati i fatti, altrimenti queste persone erano andate loro a processo per resistenza, che ormai lo sappiamo che viene un reato che viene dato così molto, molto arbitrariamente. E quindi abbiamo cominciato a chiederci ma quanti ce ne saranno di persone che hanno subito lo stesso trattamento e che non l'hanno denunciato o che non l'hanno potuto dimostrare. Per cui abbiamo pensato di realizzare un numero verde che è attivo dal 17 gennaio 24 ore su 24, che è collegato a una rete nazionale di avvocati, dove se qualcuno dovesse vedere un pestaggio, subire trattamenti di questo genere, può perlomeno chiamare e tentiamo perché questo è solo un progetto, non è che noi abbiamo la soluzione, però non potevamo più stare a guardare, no? Per cui in questo numero verde attivo da gennaio sono arrivate in questi mesi qualcosa come 370 chiamate. Tante sono sicuramente di curiosità, giornalisti o gente che voleva vedere se effettivamente il numero era attivo o meno, ma tanti purtroppo sono di abusi, quello che va per la maggiore è proprio mi hanno fermato per strada, mi hanno perquisito, mi hanno fatto denudare strada, inginocchiare, cosa posso fare? La risposta è niente, perché se non hai prove, la tua parola contro la parola di una persona indivisa non vale niente. E lo dimostra in particolare il caso Uva, quando Alberto Biggiogero, che è in caserma con lui, chiama il 118, e il 118 invece di mandare l'ambulanza su sua richiesta che segnala e stanno massacrando in caserma un ragazzo, chiama la caserma per chiedere conferma, la conferma non arriva e poi è stata la caserma stessa a chiamare la guardia medica, ma ormai era comunque troppo tardi. Per cui il lavoro che stiamo facendo è davvero, davvero difficile, stiamo provando a realizzare una rete nazionale, adesso è partito il progetto ACAD in ogni città che vuole creare dei nuclei operativi proprio per tenere alta l'attenzione anche solo a livello simbolico, perché di fatto qui parliamo di minuti, il caso Magherini insegna, è morto in 12 minuti,
Quindi quello, una delle cose che faremo è lanciare proprio un appello nazionale agli operatori del 118, che se viene richiesto un intervento loro fanno il piacere, l'ambulanza la mandino, perché ormai ci sono dei precedenti che dimostrano che tante volte che non è stata mandata invece serviva e poi la gente ci muore. Caso Magherini segna anche che il lavoro fatto in tutti questi anni a qualcosa è servito, perché Magherini è morto il 3 di marzo e oggi, a 3 mesi di distanza, poco più, hanno già l'avvocato Anselmo, hanno un sacco di testimoni, c'è già una rete intorno di supporto, cosa che anni fa ci sognavamo, però un testimone, cioè contattarlo subito è un discorso, dopo 4 anni chiaramente ci sono intimidazioni, ci sono problemi di ogni genere, per cui diventa tutto molto più complicato. Un'altra cosa che tentiamo di fare è per i processi già in corso, per casi già successi dove chiaramente siamo impotenti, tenere alta l'attenzione, invitiamo sempre le persone in base alla città dove abitano ad andare ai processi di questo tipo, perché le famiglie si trovano in aula da sole, quando magari se ci sono dei poliziotti imputati arrivano 20-30 colleghi a fare brutto, non mi viene un altro termine, per cui è proprio una situazione anche emotivamente molto, molto difficile dentro e fuori dalle aule. E l'altra cosa che tentiamo di fare è fornire un supporto economico a chi ha subito questi abusi, perché ci siamo resi conto che una famiglia da sola affrontare un processo contro lo Stato è una cosa difficilissima, parliamo veramente di centinaia di migliaia di euro. E quindi ci sono magari anche processi che non sono partiti perché non c'era la possibilità economica. Quindi con l'associazione che abbiamo formalizzato, con una Ollus, perché qui non è che si poteva fare un collettivo, per un problema di questo tipo abbiamo pensato che era necessaria una struttura nazionale riconosciuta. E quindi per chiunque volesse sostenere questo progetto ci stiamo inventando di tutto, da magliette a altre cose che faremo, che vanno in un fondo legale per le famiglie che dovessero avere bisogno, per perizie e cose di questo tipo. Ho già parlato troppo, se qualcuno vuole maggiori informazioni può avvicinarsi al banchetto. Come andrà non lo possiamo sapere, falliremo, riusciremo, comunque non potevamo più stare a guardare, per cui intanto ci proviamo. Allora, abbiamo fatto tardissimo, ma credo ne valesse la pena. Io volevo soltanto concludere dicendo questo, che quando qualche mese fa Laura e Monica sono venute a casa mia per propormi questa impresa e poi abbiamo coinvolto altre 5 donne, io ero da un lato entusiasta e dall'altro spaventata, perché mi rendevo conto che era un'impresa decisamente impegnativa e soprattutto tutte noi temevamo di entrare nelle vite, nell'esistenza di queste persone che hanno sofferto tanto senza la dovuta delicatezza. Abbiamo veramente cercato in tutti i modi, spero di esserci, ci siamo riuscite tutte insieme, di essere entrati piano, con delicatezza, con attenzione nelle vostre vite, e vi ringraziamo per essere venute qua. Tra di noi è stato anche un viaggio dentro di noi e intorno a noi, e ci siamo confrontate e anche scontrate, perché proveniamo tutte da situazioni diverse, da formazioni diverse, da età, abbiamo età diverse, vediamo le cose in modo diverso. E allora non siamo certo arrivate a conclusioni. Avete sentito benissimo l'intervento soprattutto di Valentina l'avvocato, di Cecilia l'antropologa, che sono state chiarissime. Non crediamo nemmeno noi alla teoria delle mele marce, crediamo che ci sia ormai un sistema che si sta sempre più radicando di questo tipo, repressivo, e qui in Val di Susa lo sperimentiamo ogni giorno, e per questo siamo solidali con queste persone, con queste donne che sono venute qui questa sera. Una parte di noi auspica un mondo senza eserciti, senza forze dell'ordine, senza confini, sarebbe bellissimo. Molte di noi, anche per età diversa, si rendono conto della realtà contingente e perlomeno però spererebbero che le forze dell'ordine fossero forze di difesa del cittadino e non di offesa del cittadino. E ci sentiamo di dire che supportiamo assolutamente quelle richieste che vengono fatte nel nostro paese ormai da molto tempo, cioè l'introduzione del reato di tortura, l'introduzione dei numeri identificativi sulle
uniformi e soprattutto l'allontanamento perpetuo di coloro che appartengono alle forze dell'ordine e si macchiano di crimini e di abusi. Non ci sono conclusioni, c'è un invito, come è stato detto anche da Rossana, a riflettere perché non coinvolge soltanto il nostro territorio questo problema, non coinvolge soltanto dei casi purtroppo sempre più numerosi, coinvolge tutto il nostro paese. Grazie per la partecipazione e buonanotte. Grazie.